sperimentarsi con i giochi vuol dire per i ragazzi mettere in moto tutte le intelligenze, le varie forme di intelligenza. È come andare in palestra, una palestra per il nostro cervello. In questo modo si può fare matematica a 360 gradi, cioè si possono toccare tutti i campi della matematica in maniera non ripetitiva. L'addestramento che spesso facciamo nel nostro insegnamento con i giochi logici non è possibile, sono molto più vari e molto più graditi. Nella nostra palestra per il cervello ci si può allenare per le gare matematiche, ma ci si può anche allenare per la quotidianità, cioè per far venire fuori come la matematica è cultura di base e serve ai nostri giovani per muoversi nella vita di tutti i giorni. L'attività di gruppo certamente è un altro valore aggiunto che i giochi ci permettono di fare. Vedremo come si può calibrare una prova. Devo costruirmela e la devo costruire su quello che sono effettivamente le potenzialità dei ragazzi. Una prova che non sia troppo facile o troppo difficile riesce a catturare l'attenzione di tutti.